Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo episodio di Crash Bandicoot L'Ira di Cortex con la mia ragazza. Ciao a tutti. E oggi è praticamente San Valentino, noi però questo video lo stiamo registrando la sera. Quindi abbiamo passato un buon San Valentino, tutto a posto. Anche se voi non abbiamo già festeggiato. Abbiamo mangiato la sushi, anche se a voi non ve ne frega un cazzo. Quindi sicuramente quando vedrete questo video non sarà San Valentino, ma sarà un po' dopo. Però per aggiungere qualcosa in più per non dire sempre le solite cazzate. Allora, nello scorso episodio abbiamo finito il livello dell'inferno, battuto il boss di nuovo Crunching con la maschera dell'inferno e con manco tanta difficoltà, devo essere sincero, è stata più facile dell'altro. Adesso iniziamo la penultima isola, che sarebbe il livello di ghiaccio, di neve, chiamatelo un po' come volete, perché nevica, c'è il ghiaccio, vabbè, innevato. Il ghiaccio, E abbiamo sbloccato la trottola, diciamo infinita, tra virgolette. È infinita, però finisce, però è una trottola che diciamo che dovrebbe permettervi di farvi volare un po' di più. Però, vabbè, iniziamo dal livello... Sei pronta? Sì, sì, io ci sono. Ok. Andiamo? Sì, sì. Senti, Crash Bandicoot, C'è Coco! Ho sentito parlare! Non è male sta maschera viola! Saresti tu l'eroe che devo spazzare via? C'è Coco! Per me sei solo un pallone gonfiato! Aspetta, io sto vedendo il filmato. Ma la cosa pure, a te faceva rumore tipo tindrin, tipo campanelle di pecora, cioè prima di entrare nel livello. Sì. È proprio il livello. Vabbè, iniziamo. Ci sei? Sì. A me lagga. Anche a me, tantissimo. Sarà il livello. Anche secondo me. Speriamo che è solo un livello. No, all'inizio tipo va un po' a rallentatore, capito come? Sì. Beh, leggero. Che bello qua. Le funivie. Mi senti? Non ti sento più. No, sono morto, vaffanculo. Mi senti? Perché sei sparita? No, io stavo parlando. Mi sa che il fatto che si blocca il livello poi mi fa bloccare anche Discord. No, è la tua linea che fa schifo. Non c'è Discord, non c'entra niente. La linea? No, stavo parlando. Ho anche detto sono al bonus. No, è la linea. Ti va la linea di merda. Il tempo lo sai benissimo, meglio di me che il tempo. No, vabbè, non mi puoi fare questo, livello bonus di merda. Livello bonus è figlio di puttana. No, come lagga. No, ma perché? Come? Ma non è possibile. Ma sto bonus è una merda. Non tocchi le bombe, esplodono lo stesso. C'è quello dei piedi, lo stai facendo. Non ce l'ha, Coco. Che cazzo dici pure tu? Un gioco di merda, ma dai, per favore. Ma è buggato, dai, ma si vede proprio che è buggato, dai. Non è possibile, dai. Scivola qua a un certo punto. Oh, volo superato. Ma di che ora c'è qua? Non lo so. A un certo punto si mette a scivolare perché è ghiaccio. Lo so. Ma perché? Io ho 32 vite, pensavo che ne avevo più di 40 vite. Com'è che ho così poca?
Beato te che ne hai. Ma porca puttana! Io le ho perse tutte per fare quel boss. Ma dai, ma Coco fa è troppo scarsa. Come cazzo fanno a mettere Coco qua? Sì, ma quando scivoli che arriva con le bombe è un casino. Non ha neanche scivolato altre cose. Ma che livello di merda! No, c'è la macchinina! No, vabbè, non è possibile, non è del genere. Non la macchinina, è una tipo una slitta. Ho preso Aku Aku. Checkpoint? È facile però, com'è figo! Ma guarda che ti segue la... No, lo tsunami, cioè, ma come si no, corre? No, non mi segue niente, solo la neve. Ah, si corre con R1, non lo sapevo. Sì. Ma le casse me le romba lei? Devi cercare di romperle tu. Ma mi sa che le rompe la... Finito! Ho preso anche la gemma, quindi mi sa che le casse non sono comprese. Quella della slitta. Oddio mio, non finisce più. Ah, come lagga, raga. Anche da te? No. Era una battuta. Ah, era solo per fare la battuta. E quando finisce, mo? Il cristallo! Io ho preso la gemma pure. Due casse mi mancano. Ma è possibile che mi lascio sempre due casse? Ma dove le lascio ste casse? No, raga, veramente. È proprio basta, si è capito già. Questo gioco lo fa apposta, dai. Vuoi vedere che sono le casse del bonus? Ti faccio vedere. Può essere. Sempre nel boss. Secondo me mi lascia due casse nel boss. Nonostante esplodano, mi si buggano. Le campane. Heidi, siamo arrivati ad Heidi. Andiamo. È uscito da livello. Vuoto cosmico. Andiamo nel secondo. Andiamo nell'altro? Sì, sono già entrato, vabbè. Andiamo. Speriamo che a questo livello non ci sono proprio la dove. La base di Cortex. Un'altra volta. Ricordi che c'è il doppio salto e la trottola per stare in aria? Che sai con la trottola per stare in aria? Penso che se tu salti e poi premi sempre la trottola ti fa stare in aria un po', come se volassi. Ti sei scordata già? No, però non pensavo che... Pensavo che tipo se premevi la faceva sempre. No, non è infinito. Dura un po' però. Ma qua pure che tu sfiori, muori, cioè dai. Ma che è sta porcheria? No, beh, c'è quella cosa che ti devi aggrappare. Fatta veramente male. No! Io sono già là, però non è difficile, è facile. Vabbè che li puoi buttare giù sti cose, basta che fai la trottola. Sì, basta che la fai quando ci stai vicino. Non so. Andiamo a vedere un po'. Ma come va piano però? Hai visto come si arrampica piano? Sì, non basta, ti fa venire la depressione. Cioè, è molto fatto molto meglio negli altri nei vecchi Crash questo, eh. Però se andava un pochino più veloce non è che era male. Nella trilogia di Crash, anche nei Crash di PlayStation 1. Era fatto molto meglio, andava molto più veloce. Cioè a me sta cosa che va così piano. Ah, se premo X si lascia pure. Sì, cadi. Vaffanculo, non lo dovevi dire prima. Io che ne so che doveva prendere X. Non manco salto. Ma mi sto cominciando. Dopo il bonus c'è una cosa come se devi mettere un robot addosso. E mi è uscita una schermata come se ci fossero i cristalli liquidi. No, è normale. Ma è normale, che è normale, non vedo niente. È il gioco, è proprio il gioco. Aspetta che vai, ti aspetto, arriva là e vedi come ha detto. Aspetta. È impossibile, non vedo niente. Ah, ma là c'è la scossa elettrica, cado. Sì, devi aspettare che c'è sopra e poi devi andare sotto. E come cazzo faccio, scusa? Eh? E come la faccio sta cosa io? Quando la scossa elettrica è sopra, tu stai sotto e cammini. Quando è sotto, tu vai sopra. Non ha senso sta cosa.
altro, ma che sta cosa? C'è la vita. È per te. No, vabbè, non ci posso credere. Dove cazzo devo andare? Vabbè, ma è impossibile, ma come si fa a sto a parte? Ma è facile, amore. Ma che cazzo è facile? Fatto, livello bonus. Vedi che fai il bonus e poi dopo il bonus è quello. Questo gioco mi sta facendo proprio innervosire. Ok, livello, livello bonus superato. Senti quel robottino. Aspetta. Dimmi se da te è normale. Sì, pure a me. Eh. È proprio il gioco, mo. Devi vederlo così. Cioè, vederlo, non vedo niente. Ho colpito a quello davanti, ma vedi poi dopo... Vedi che c'hai, che tu tieni premuto quadrato? Butta le bombe. Basta che premi sempre quadrato. Butta sempre le bombe così, così ti togli le cose davanti. Ma poi devi stare attento che cadi, però. Devi saltare e poi a un certo punto. Mamma mia, è proprio il gioco che è buggato. E come lo supero il livello qua io? Così. Oddio mio. Io sto cercando di vedere le strisce quelle verdi, ma... Purtroppo trema, oddio mio. Infatti ok, sono caduta. Ah, muori. È difficile. Aspetta che provo a fare tipo abbassare la grafica. Aspetta. Vediamo se tipo cambiamo la grafica. Che cosa succede? No, vabbè. Ok, ragazzi, praticamente il livello 17 ha questo bug, che quando arrivi a quella parte in cui devi prendere il robottino non si vede niente. Purtroppo al momento ho cercato di superarlo fuori video, in modo da concentrarmi, cercare di vedere il più possibile, e sono riuscito a superarlo perdendo un bel po' di vite. Una volta facciamo 19, 20 e poi il boss. Purtroppo non so, se mi capiterà di nuovo un problema del genere, vedrò come risolverlo tramite un video su YouTube, vediamo un pochino se ci sarà, se c'è una soluzione. Entriamo nel 18. No, di nuovo questi livelli, mamma mia, li odio. Questo è il livello dell'aereo, è bello. Come si spara? Sto sparando all'aereo, ma mica... Con la X, tieni premuto X. Dai, devi rompere le tre cose. Oddio, quelle rosse indoor. Vabbè, che schifo. Che livello di merda. Quelle rosse devi rompere. Le ho rotte quasi tutte. Sì, però mi serve la vita, ma... Oddio! Perché ti colpiscono! Come cazzo le prendi? No, è impossibile. Ma poi non c'è manco la vita! Ma poi mi colpiscono! Mi tolgono un sacco di costi. Esercito di stazioni spaziali pronto a colpire il pianeta. Usa il laser sulla tua nave per distruggerla.
Sto fisso ogni poco, dai. Vai addosso a quelle cose rosse, ma ti spaccano subito con un colpo solo. Sì, vai proprio addosso con la navicella. Si spaccano, basta che ci vai addosso e si spaccano subito. Come ci vado addosso? Come cammino? Ok, 2 e c'ho 91 di vita. Io facendo così lo sto facendo subito, ma non ho capito come si fa. No, io da me non muoio nelle bruciate subito. No, se ci vado addosso muoiono subito. Distrutto, superato. 3 su 3. Cristallo preso. Io non ci riesco. Impossibile comunque, dai. Basta, esco. Mo' che ci siamo. Ok, per questo episodio è tutto. Ok, abbiamo superato il 17 e il 18. Nel prossimo video. E il 16. Nel prossimo video faremo il 19 e il 20 e il boss. Ciao a tutti da Tiger. Ciao a tutti.